Avvocato Fausto Corti, avete fatto un accesso agli atti ed emergono degli aspetti molto preoccupanti a vostro dire per quanto riguarda la gestione del progetto casa da parte del Comune dell'Aquila. Sì, noi abbiamo per il comitato di Assergi e per gli altri comitati del progetto case abbiamo fatto accesso agli atti della gestione del progetto case. Abbiamo rinvenuto nella documentazione che era in precedenza sconosciuta, che risale al 2010, cioè al periodo in cui il comune ha assunto la gestione del progetto case, avvenuta dal primo di aprile 2010. E abbiamo trovato della documentazione che dimostra che i funzionari del comune avevano già avvertito per tempo il sindaco dei costi che il progetto case avrebbe avuto, sia sotto il profilo della gestione ordinaria che della manutenzione ordinaria e straordinaria, e avevano anche quantificato i costi in 6 milioni e mezzo all'epoca per tutto quanto, compreso la manutenzione straordinaria. Abbiamo la documentazione e risulta anche che il sindaco a queste comunicazioni dei dirigenti non ha dato alcuna risposta. Ci sono delle lettere di sollecito mandate dall'allora dirigente del settore al sindaco, col quale chiedeva dopo 15 mesi delle direttive che fino a quel momento non erano mai arrivate. Nonostante questo, nonostante la mancanza quindi dell'apprestamento delle opportune risorse, la Giunta ha deciso comunque sia di assumere la gestione del progetto case, sia di assumere soprattutto la proprietà del progetto case, ritardando di 3 anni a fare quello che avrebbe dovuto fare, cioè lettura dei contatori, riscossione dei consumi e soprattutto interventi nei confronti della ditta che avevano eseguito i lavori in maniera chiaramente errata. E quindi questo che giudizio politico suggerisce? Beh, ci troviamo di fronte a una clamorosa, colossale mancanza di diligenza nella gestione del patrimonio pubblico, cioè la Giunta si è completamente disinteressata per quasi 2 anni del problema, lo ha fatto incancrenire e solo dopo 2 anni, dove sono arrivati a 5 anni dalle prime lettere dei dirigenti, adesso il problema è esploso e cercano di mettere riparo, però ci troviamo di fronte, appunto, torno a dire, alla dimostrazione di una colossale mancanza di diligenza della gestione della cosa pubblica. E quindi, oltre a denunciare questo fatto, come intendono muoversi i comitati da lei rappresentati legalmente? Questa è una valutazione che poi faremo con i comitati, certo questa è documentazione che verrà portata nelle sedi opportune perché vengano fatte le necessarie valutazioni, soprattutto sotto il profilo del danno contabile che è stato fatto alla collettività dal fatto che è stato imprudentemente messo a carico di tutti gli aquilani un patrimonio colossale di 4.500 appartamenti. Lei dice a quel punto il comune, per ben gestire il patrimonio pubblico, avrebbe dovuto lasciare il progetto case al governo, alla protezione civile, ma non accollarselo in prima persona? Ma non necessariamente, il comune poteva anche accollarsi. Però il Comune avrebbe, la Giunta e il Consiglio Comunale avrebbero dovuto fare delle valutazioni sui costi che ricadevano sui cittadini e quindi anche approntare le risorse necessarie allo scopo. Tutto questo risulta essere stato omesso, saltato a piè pari. Si è percorsa la strada dell'avventura senza fare quello che qualsiasi persona normale avrebbe fatto, cioè apprestare le risorse, capire quanto sarebbe stato il costo e solo se fosse stato sostenibile, vi fossero state le risorse, acquisire il progetto case. E quando il Comune dell'Aquila ha avuto dalla protezione civile il prima in gestione e poi in proprietà il progetto case e MAP, ha avuto tutta la documentazione necessaria perché la protezione civile ha fornito tutti i dati necessari perché la gestione del progetto case e MAP fosse fatta con cognizione di causa. Il problema è che il Comune dell'Aquila non ha dato seguito alla precisione, alla esattezza e ai documenti che la protezione civile aveva consegnato e ha sempre detto che non poteva gestire questo progetto case MAP in maniera seria, efficace, adeguata e economicamente utile per la comunità, perché non sapeva come fare. Ecco, cosa significa alti costi di gestione per voi che ci vivete?
Dunque, per noi che ci viviamo, il problema più grosso è quello delle bollette. Noi abbiamo ricevuto qualche settimana fa le nuove bollette e sono ancora in acconto. Ma se si legge quello che dice il comune, stante la situazione emergenziale, allora la domanda è: ma a più di 5 anni dal terremoto siamo ancora nella situazione emergenziale?